Consentitemi, prima di parlare della nostra settimana, di fare un cenno a Zare, visto che ha avuto fortunatamente questo piccolo problema fisico. Come sa, quando abbiamo finito l'allenamento l'altro ieri, abbiamo aperto il computer, abbiamo letto la notizia ed eravamo un po' in apprensione. Poi dopo fortunatamente tutto si è risolto nel miglior modo possibile, però eravamo veramente vicini a Zare, perché al di là del fatto che il mio staff ha lavorato con lui l'anno scorso, ma per me, al di là dell'avversario, è veramente un amico. È chiaro che giochiamo contro un'avversaria che è un po' nuova, perché dobbiamo far conto, appunto, pensando alla partita, alla preparazione della partita, a ciò che hanno fatto nelle ultime due settimane, avendo cambiato allenatore, avendo cambiato giocatori, e hanno giocato due ottime partite, due buone partite, soprattutto quella con Cantù. Quindi si vede che, senza andare a chiaramente a parlare quello che è stato prima, senz'altro c'è voglia, è una squadra che ha voglia di rivalsa, voglia di rimettersi in corsa per ottenere le posizioni che probabilmente a cui speravano all'inizio. Come sempre succede quando una squadra è a zero punti e sei a campionato iniziale, sei già a un quarto del campionato, non è tantissimo, però insomma comincia già a essere un numero di partite consistenti, e quando sei a zero non puoi fare calcoli. Starà a noi giocare una partita di grande consistenza, e se loro sono ultimi, noi siamo primi, essere capaci di dimostrare che la classifica conta. Però lo sapremo solamente al 40esimo, e non sarà sulla carta, ma sarà semplicemente il campo che lo dirà. E vogliamo che chiaramente il campo dica che il nostro primo posto è meritato e che lo possiamo confermare.